Prima di cominciare, ragazzi, vi volevo comunicare che finalmente dopo tanti anni ho la mia prima collaborazione qui su YouTube. Questo video è in collaborazione con Eneba.com, ovvero un sito di videogiochi per comprare videogiochi per PS4, Xbox e PC. Utilizzate il mio codice Quenti per ricevere uno sconto del 3%. Mi raccomando, ragazzi, il codice Quenti senza la U. Quindi ricevete il 3% di sconto, per esempio, per tutti i giochi di Red Dead Redemption. Per maggiori informazioni troverete tutti i link nella descrizione di questo video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovissimo video e se state guardando questo video oggi è solo merito di un mio iscritto, ovvero Mario, che recentemente ha vinto un contest sul mio profilo Instagram. Per chi ancora non mi segue su Instagram consiglio vivamente di farlo, perché oltre a lanciare contest sul canale lo farò soprattutto anche lì. Quest'ultimo contest consisteva nel vincere la possibilità di scegliere un tema per il mio prossimo video. In questo caso, come avrete letto dal titolo, parleremo delle bande presenti in Red Dead Redemption 2 e addirittura parteciparvi. Infatti questo è il primo dei tanti video insieme agli iscritti. Bene, quindi ragazzi, mettetevi comodi e buona visione. O'Driscoll Boys. Durante la trama in Red Dead Redemption 2 avremo modo di conoscere bene gli O'Driscoll, in quanto saranno i principali rivali della banda Van der Linde, oltre ovviamente ai Pinkerton. Gli O'Driscolls sono in circolazione dal 1899, guidati da Colm O'Driscoll. La rivalità tra la banda Van der Linde e gli O'Driscoll nacque nel momento in cui Dutch uccise il fratello di Colm. Il reale motivo di questo attacco rimane comunque sconosciuto. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. Colm, a differenza per esempio di Dutch, preferiva la quantità alla qualità in fase di reclutamento, quindi gli standard per unirsi alla banda erano molto bassi, così come la lealtà della leadership nei confronti dei loro uomini. Era, diciamo, una banda formata da cani e porci, se proprio vogliamo dirla tutta, con poca lealtà, e questo lo possiamo anche dedurre da Kieran Duffy, il quale decise di unirsi a Dutch tradendo gli O'Driscoll. Purtroppo per lui, come ben sapete, gli O'Driscoll lo cattureranno e lo decapiteranno. Quindi la banda sostanzialmente era costituita dalla maggior parte da americani e immigrati irlandesi. In effetti lo stesso Colm sembra essere di origini irlandesi e il colore della banda sembra essere verde, che è spesso associato all'Irlanda. Tuttavia la banda era spietata e non aveva scrupoli nell'assassinare innocenti, tra cui donne e bambini. Come per la banda di Dutch, anche gli O'Driscoll non avevano un luogo preciso in cui vivere, ma si spostavano da uno stato all'altro anche per fuggire dalla legge. Andando avanti con la storia, infatti, potremmo assistere all'impiccagione di Colm a Saint-Denis. Piccole curiosità sulla banda: gli O'Driscoll Boys è l'unica banda che ha campi e nascondigli in più territori. Inoltre, nella vita reale sono ispirati alla banda chiamata Dalton Bang del 1890. Un'altra banda presente in Red Dead Redemption 2 sono i Murphree Brood. Essi sono noti per essere incredibilmente crudeli, uccidono e saccheggiano dappertutto. Indossano raramente magliette e sono considerati da alcuni più simili ad animali o selvaggi piuttosto che a una vera e propria banda criminale. Infatti sono caratteristici per la loro deformità fisica.
Unico obiettivo della banda è quello di controllare il loro territorio e mantenere la popolazione terrorizzata. Per quanto riguarda la loro storia, la famiglia Murphy emigrò per la prima volta negli Stati Uniti nel 1700. Si trasferirono a Roanoke Ridge qualche tempo dopo e vissero una vita confortevole. Dopo l'industrializzazione dell'area, furono costretti a cercare isolamento a Beaver Hollow. Fu qui che iniziò la loro graduale discesa e nel 1899 erano noti per aver torturato brutalmente, assassinato e smembrato le loro vittime e per aver rinchiuso donne le quali venivano catturate, violentate e torturate per giorni. Queste azioni orribili li hanno fatti temere in tutta l'area del Roanoke Ridge. Questa banda possiamo tra l'altro incontrarla nella storia principale in una missione insieme a Charles. Vi ricordate quella missione nella grotta in cui vi erano persone smembrate? Bene, stiamo parlando appunto di quella banda lì. Il capo della banda è Walt Murphy, che purtroppo in gioco non avremo modo di conoscerlo. La sua identità infatti resta sconosciuta. Piccola curiosità, questa banda è molto simile agli Skinner, questa banda inoltre nella vita reale è ispirata a Bjorn Helm, un serial killer che, sentite ragazzi, mangiava carne delle proprie vittime, quindi un vero e proprio cannibale. Infine possiamo incontrare alcuni membri di questa banda mentre stiamo cazzeggiando nella loro zona e infatti ci inviteranno a lasciare l'area. La banda del Lemoine è una banda che si trova nella zona appunto del Lemoine, come ci dice il nome, ed è formata per lo più da vecchie persone molto anziane che hanno partecipato alla guerra di secessione ed erano sudisti, da come potremmo intuire guardando, cioè leggendo le lettere che possiamo trovare negli accampamenti, girovagando insomma per la mappa, negli accampamenti della banda del Lemoine, dove leggeremo che vogliono sconfiggere i nordisti, quindi sono probabilmente delle vecchie lettere, anche se potrebbero anche non esserlo, perché queste persone pensano di essere ancora in guerra, come potremo vedere in una delle situazioni del gioco in cui li incontriamo, quando Arthur va con Lenny ad assaltare Shady Bell. Vedremo che loro hanno costruito delle trincee pensando di essere insomma in una vera e propria guerra. La banda, dato che vuole formare un altro vero e proprio esercito, si occupa di contrabbando d'armi e di piccole rapine dappertutto. Controllano tutto il Lemoine perché a Saint-Denis, almeno nel 1899, anno in cui si svolgono gli avvenimenti del gioco, c'è Angelo Bronte, appunto, che è la mafia di Saint-Denis che la controlla in tutti i sensi. Quindi la banda del Lemoine controlla la zona vicino a Rhodes, e quella a nord di Saint-Denis. Infatti lì ci sarà una missione dei cacciatori di taglie dove andremo a catturare Lindsay Wofford, che è il capo della banda. La banda dei fratelli Skinner, invece, è formata da sadici e aggressivi. E non hanno un accampamento, ma sono dei veri e propri nomadi, selvaggi. Lo possiamo vedere che somigliano forse anche addirittura agli indiani, forse, per il fatto che usano gli archi Apache. E molti di loro utilizzano un machete per tentare di ucciderci accoltellandoci. Quindi questa banda si sposta continuamente nella zona di Toltris, nella foresta appunto, in cui chiunque passi praticamente non ha scampo perché vengono massacrati, e possiamo vederlo oltre che andandoci, perché ci sono due accampamenti dove ci sono persone tremendamente torturate, il risultato di azioni veramente sadiche, perché sono crudeli, molto crudeli, insomma. Anche andando vicino a Blackwater ogni tanto arriverà una diligenza con sopra una persona piena di frecce, che è stato il risultato di un attacco di questi fratelli Skinner, insomma. Però potremmo notare che in realtà fanno degli assalti piuttosto aggressivi, ma altrettanto superficiali. O meglio, quello che possiamo ipotizzare è che attaccano e prendono superficialmente quello che trovano lì, senza saccheggiare a fondo tutto quello che c'è, come in realtà ogni giocatore penso che faccia.
Laramie Gang. La banda di Laramie sono criminali pagati e usati da famiglie ricche che cercano di acquistare più terre. Se per esempio l'attuale proprietario terriero non vende, la Laramie Gang troverà una soluzione. Cominciano con intimidazioni, ma faranno felicemente qualsiasi cosa per assicurarsi che ricevano il loro pagamento. Nessuno è al sicuro quando si stipula, diciamo, un contratto con loro e si divertono ad uccidere chiunque e qualunque cosa gli ostacoli. Per quanto riguarda la loro storia, purtroppo non sappiamo praticamente nulla, non sappiamo neanche chi è il loro capo. Durante la storia possiamo incontrare questa banda nella missione La Ruota, Vecchie Abitudini e Jim Milton cavalca di nuovo. La posizione di questa banda è Big Valley e Hanging Dog Ranch. Piccole curiosità sulla banda: sui giornali sono chiamati Laramie Corp. Il nome è un riferimento alla Wyoming Stock Growers Association, che divenne una potente forza economica e politica con interessi corporativi negli anni 90. L'associazione assumeva spesso gruppi di uomini armati, apparentemente per eliminare i ladri di bestiame, ma anche più acutamente per attaccare piccole fattorie e allevamenti indipendenti. Laramie deriva dal cognome francese Laramie. Si riferisce spesso a varie località del Wyoming, tra cui una città, una contea, un fiume e una catena montuosa. Le caratteristiche e le azioni della banda nel gioco, tra cui intimidazioni, omicidi, eccetera, riflettono quelle degli uomini armati assunti tipicamente da grandi ranch nei primi anni del 1890, nella famigerata Johnson County War del Wyoming, che è stata una base popolare per innumerevoli romanzi, film occidentali, spettacoli televisivi. La banda di Il Lobo invece è una banda composta da veri e propri fuorilegge, ti puntano il fucile in faccia senza neanche aspettare una risposta. Sono quelli che ti sparano in ogni caso, quindi anche quando si arrivano in New Austin molto probabilmente si incontreranno questi fuorilegge. Hanno più accampamenti, uno si trova a Thieves Landing, l'altro a Fort Mercer, questi sono in realtà i covi. Gli accampamenti ce ne sono numerosi, si possono trovare in realtà girovagando un po', cazzeggiando, potremmo trovare degli edifici in cui ci sono questi del lobo. Come potremmo vedere, andando all'Armadillo, che è la città in cui si svolgono alcuni degli avvenimenti più importanti di Red Dead Redemption 1, in cui però sappiamo che è affetta dal colera, arrivando in questa città vediamo i del lobo che arrivano facendo delle incursioni senza avere nessuna pietà. Mentre invece andando a Tumbleweed, che è la città più combattiva per lo sceriffo Freeman, vedremo che, insomma, sono molto stanchi di questi continui assalti dei del lobo, che ruba, combatte continuamente, uccide molto spesso. Quindi questo sceriffo ci offre di uccidere o catturare due dei del lobo, e vedremo che in realtà uno dei due che cattureremo sta assaltando un treno, quindi sono proprio fuori legge in piena regola, e questo sceriffo è così stanco dei loro assalti che non fa neanche più le esecuzioni impiccandoli, ma spara direttamente dopo averli interrogati un po', oppure nemmeno quello, insomma. Bene ragazzi, questo video si conclude qui, spero vivamente che vi sia piaciuto. Io ringrazio molto il mio iscritto Mario per l'idea di parlare delle bande in Red Dead Redemption 2, effettivamente questa cosa mi mancava sul canale. Inoltre sul canale troverete tante altre curiosità su personaggi ed in generale sul vasto mondo di Red Dead Redemption 2. Noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo contest. Ciao a tutti ragazzi!